Cari videogiocatori, care videogiocatrici, riprendiamo con Outlast per questo secondo video. Sono bello carico e siamo con il nostro Miles, lo sfortunato, sventurato giornalista che si è intrufolato dentro al manicomio di Mount Massive. E qua c'è una bella chiazza pozza di sangue che va giù verso il seminterrato. Però io adesso non posso ancora andarci perché bisogna prima fare un'altra cosa. Allora, security room, abbiamo preso la tessera. Dai. Ok. Un po' troppo moderni, per essere un manicomio. Ah, uno si era nascosto qua dentro, ma gli è andata male. Premi per nasconderti. Ok, qua ci abbiamo una bella tastiera, dei bei monitor. Possiamo farci i cavoli degli altri. Qua dentro ci possiamo nascondere. Ok, per il momento non è necessario. Una pozza di sangue, una scritta. Bene, dai. E c'è anche un bel caffè, che però sinceramente io non berrei, Dai. Hacker al sistema. Padre Martin. Il prete ci ha giocato un brutto scherzo. Riavvia il generatore. Sta arrivando lui, sta arrivando Walker. Sta arrivando. Il cazzone mi sta seguendo. Ho trovato la cartella di un certo Chris Walker, ex poliziotto militare, che è stato parecchie volte in Afghanistan. Molto del sangue versato qui dentro è per mano sua, ma non tutto. Vai via. Io non sono qua dentro, Chris, vai. Come ci ha detto il gioco, noi possiamo solo scappare, nasconderci o morire. Ok, se ne va andato dall'altra parte. Bene, vai, io vado da quest'altra parte e mi tocca andare giù adesso. Correre, correre. Devi fare di strada, mio caro Miles. E come potete vedere, adesso la porta aperta. In realtà potevo controllare, ma sarebbe stata chiusa. Ho lasciato perdere, tanto questo me lo ricordavo. Non mi ricordo adesso però qua. Bisogna riattivare la corrente. Ok, salvato, c'è un documento. Dai, leggiamolo velocemente. Allora, programma MKUltra, documento CIA, parte 1 estratto. Archivio, oggetto ricerca e sperimentazione sull'ipnosi, 10 febbraio 1954. Mercoledì 10 febbraio 1954, i lavori di ricerca e sperimentazione sull'ipnosi sono proseguiti nell'edificio 13 della riserva di Mount Massive in Colorado. Sono stati sottoposti ai trattamenti i seguenti soggetti. Ok, allora è stata indotta una suggestione post-ipnotica della notte precedente. Quando punterò il dito ti addormenterai. Le signorine Jackson e Pierce sono cadute immediatamente in un profondo sonno ipnotico, senza bisogno di ulteriori influenze esterne. A quel punto la signorina Pierce è stato ordinato, in quanto in precedenza aveva dichiarato di temere qualsiasi tipo di arma da fuoco, di usare qualsiasi mezzo a sua disposizione per svegliare la signorina Jackson, che si trovava in uno stato di profondo sonno ipnotico. In caso di fallimento avrebbe dovuto impugnare una pistola che si trovava nelle sue vicinanze e sparare alla signorina Jackson. Le è stato detto che la sua rabbia per non essere riuscita a svegliarla sarebbe stata così forte da non farle provare alcuna esitazione nell'ucciderla. La signorina Pierce ha eseguito alla lettera tutte le istruzioni, incluso sparare con una pistola d'aria compressa scarica contro la signorina Jackson, dopodiché è caduta in un sonno profondo. Dopo aver eseguito un appropriato condizionamento, entrambi i soggetti sono stati risvegliati e hanno dichiarato di non ricordare nulla degli eventi appena verificatisi.
Alla signorina Pierce è stata offerta nuovamente l'arma, che in stato di veglia ha rifiutato di toccare o di prenderla dalle mani dell'operatore. Ha negato strenuamente i fatti avvenuti mentre era sotto ipnosi. Ok. Bene, ma anche male. Allora. Sarai al sicuro, Miles, qua dentro? Una catena blocca la porta, ci blocca il passaggio. La tiene ben salda. Dai, meno male che abbiamo gli infrarossi, perché altrimenti qua non vedrei un tubo, Chi? C'è qualcuno? C'è qualcuno qua dentro? Posso stare tranquillo? Posso andare avanti? Dai, salta. Attiva le due pompe del gas, ok. È un po' troppo tranquillo, eh? Un po' troppo tutto tranquillo. Proviamo da questa parte. Qua non me lo ricordo, ok, non si apre. Cadaveri appesi. Molto promettente. Dai, dai. Intanto documentiamo tutto noi. Siamo dei giornalisti impavidi. Ah, qua forse posso attivare una delle due pompe. Vediamo. Ah sì, quando attivo la pompa poi arriverà uno psicopatico, sì, un mutato. Ok, mi nascondo magari... una pila. Mi nascondo magari sotto al letto, così. Aspettiamo, perché arriva, eh. Sentite che sta... battendo? Dai. Ecco, sta arrivando, sta sbattendo, sta cercando di buttarla giù. Poteva benissimo aprirla la porta, non era chiusa a chiave. Ok, ha un bastone. Meno male che noi siamo al buio e nascosti sotto un letto, quindi... non ti abbassare, amico. Sì, non c'è nessuno. Vattene. E questo è il primo nemico di Outlast, possiamo dire, perché... alla fine con Chris... l'abbiamo evitato, basta nascondersi nell'armadietto ed è fatta. Qua invece abbiamo a che fare con questo mutato, perché bazzica in quest'area. Ok, qua c'è un'altra pompa, chiudiamo, un po' di privacy. Ok, qua ci sono gli armadietti, perfetto, non ci sono batterie. Attiviamo anche quest'altra pompa. Prima controllo qua, solo lattine, nulla. No. Ok, attiviamo la pompa, dai. Vai. Ci dà di pugno lui. Ok, nasconditi dentro, Miles. Solo che quel suo ansimare prima o poi ti... prima o poi lo farà beccare, eh. Ti farà beccare, Miles. Un altro fantasma, vai, vai. Non sono io. È certo che le prime volte... no, 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 ah, mi ha beccato. No, 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 no. Ecco, scusate, qua ho sbagliato io, sono uscito in anticipo. Ok, dai, abbiamo messo un po' di azione. Adesso faccio una bella cosa. Lui, se noi passiamo attraverso il muro rotto, non ci insegue più. Perfetto, quindi se ne torna di nuovo di là e noi lo seguiamo. Intelligentemente torniamo indietro, torniamo da lui. Sì, questo gioco, stavo dicendo, questo gioco può far paura le prime volte quando non lo conosci. Poi un po' quando lo conosci
non mette più agitazione, almeno adesso mi ha messo un attimo agitazione perché sta tornando qua. Ma mi vede? No, no, non ci credo. E che due palle però. Con quel suo occhio. No, vieni qua. Sì, non sono un dottore io. Sono un giornalista. Mi ha scambiato per un... No, non ti facevo così intelligente. Pensavo te ne andassi un po' più in là. Entrassi in una delle stanze. Niente. L'inizio non è proprio il massimo, eh. Potevo gestirla meglio questa situazione. Non vedo una mazza. Vediamo che se ne sia andato. Te ne sei andato, amico? Vai a cercare i fantasmi. Vai, vai. No, non ci credo. Adesso torna ancora. Mi sono rotto, eh. Sì, mi sono rotto. Io vado perché sennò qua ci stiamo 30 anni. No, 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 no. Dove sono? Non mi hai visto? Non mi vedi? Il buio mi protegge. Vediamo la batteria. Non sono sotto al letto, amico. Ciao. Più rumore. No, ho sbagliato. Non dovevo andare di qua. Vero, no? E devo attivare, sì. Ok, va bene, dai. Niente panico. Stai calmo, stai calmo. Ah, è laggiù, ok. Mi piace che c'è la musica che incalza, cerca di spaventarti. È più lui ti insegue, più diventa incalzante. Devo andare a sinistra, non a destra. Sì, da questo lato. Electric room, sì, esatto. Ok, qua. Sto esaurendo la batteria. Ecco, infatti. Mettila. Non durano niente, queste batterie sono prese, sono made in China. Non durano nulla. Allora, qua non c'è nulla, non vedo batterie. Andiamo da questo lato. Nulla, no. Scavalca. Bravo. Meno male che il nostro è piuttosto agile, eh. Il nostro Miles. Qua. Un cadavere appeso e sgozzato. Una batteria, bene. E qua macellavano gente, ok. Non venire da questa parte, amico. Stai là, fai la tua ronda. Ok, electric room da questa parte. Ci siamo. Ci siamo, vai. Ok, è qua. Chiudi. No, lasciamo aperto. No, chiudiamo, va. Chiudi. Un'altra batteria. Buono, buono, buono. Facciamo incetta. E... una sedia a rotelle smontata. Senza le rotelle. Ok. Mi nascondo perché so che arrivi, eh. So che arrivi, quindi... io sono un tipo previdente. Non ho paura. Non ho paura di te. Ecco che sfonda. Non conoscono le buone maniere i mutanti. Non... le buone maniere non le conosco. Buttano giù le porte. Eh sì, perché hanno subito degli... aperto l'armadietto vicino. Per mia fortuna. Dicevo, hanno subito dei trattamenti questi qua e allora... ormai sono, come ha detto lui, delle amebe senza cervello. Ancora qui? No. Dove è andato? Dove sta arrivando? Aiuto! No, 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 no. Via. Chi sei? Non so nessuno.
Non hai visto? Poi è un solo occhio, eh. Già non dovresti vedere nell'oscurità. Più sei mezzo ciecato. Eccolo, bene. Mi sa che mi ha visto stavolta. Questa volta mi sa che apre l'armadietto giusto. E infatti. Ciao, sì. Però mi hai fatto un favore. No, ho sbagliato da questa parte. Via. Via, via, attiviamo la pompa. Forse ho sbagliato strada. E mi sono messo in trappola. Però forse non viene. Si vede che non me la ricordo questa parte, perché non mi ricordavo dove andare. Seminterrato. Però non entra, non è venuto qua. Quindi mi ha perso di vista. Adesso apro la porta e me lo ritrovo. No. No, no, per mia fortuna no. Qua dentro non si apre, ok. Piano. Piano. Lì. Vai via. Vattene via. Ah, sta. Bravo, controlla sotto i letti, bravo. E l'uomo nero si nasconde o nell'armadio o sotto il letto. Vai, 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 Miles, vai. Vai, infia. Ok, via. Non ne voglio più sapere. Illuminato. Non ne voglio più sapere di questo posto. Orribile. Torniamo su. Ah, è qua. Non trovavo più il muro rotto. Ok. Il gioco è salvato. Devo adesso tornare. No, non è qui. Da notare che sembra tutto tranquillo, no? Qua c'è lo stato. Ok, torniamo. Non c'è più la porta, Miles, quindi sei un po' più esposto. Però non fa niente. E invece è arrivato il padre, il prete matto. E siamo stati drogati. Ma non puoi andare. Non ancora. C'è tanto ancora per te di vincere. Poteva già finire qua il gioco, invece. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Niente, siamo stati drogati. E dobbiamo accettare la sua religione. La religione del World Rider. Ok. Ok. Caricamento, come al solito, lunghissimo. Forse partirà tra 10 minuti il gioco. Sarà che ormai sono abituato agli SSD. L'ho già detto in passato. Ok, si è svegliato, bene. Sei ancora vivo, eh? Non era... Era solo un po' di... Un qualcosa che... Un anestetico, sicuramente. Non era una droga pericolosa, letale. Perché ti sei risvegliato, bene. Ricorda le note, sì, infatti, qua... riposa in pace. Adesso devo leggere la nota, vediamo un po'. Allora, note. Il prete, padre Martin, mi ha portato qui per mostrarmi qualcosa. Secondo lui sarò testimone di chissà quale stronzata. Non so cosa vuole farmi credere. Questo dottor Wernick è la causa di quello che è successo a questo posto. Ma è morto più di 10 anni fa. Sul muro c'è una scritta fatta con il sangue. Riposa in pace. Bene, il dottor Wernick è scritto in maiuscolo. Ricordiamoci questo nome perché... ciao amico. Ma siamo finiti in una cella...
imbottita? Sì, perché per impedire ai matti di farsi male. Sì. Qua ci stanno i più pericolosi, immagino. C'è uno che tira testate al muro, bene. Amico, ti verrà mal di testa, non farlo, che non fa bene. Che cavolo, via. Non me lo ricordavo, ciao. Ciao. Un bug audio. Ciao amici. Mi ricordo di voi. Preacher asked us not to. It would be implied. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ok, questi due sono nudi, ma io non li ho ripresi giù perché poi non volevo riprendere i loro gingilli e avere poi problemi con YouTube, non si sa mai. È meglio evitare. Ciao amico, tu invece mi sa che sei stato castrato, non hai più gioielli di famiglia. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always. Questo è messo peggio di tutti gli altri. Però amichevole. Poi c'è il tizio che dà le testate. Questa stanza è completamente buia. C'è nulla qua? Chiusa. Amico, non dare le testate, che fa male. Ehi, ciao. Non devo andare di qua. Forse da questo lato. Ok, qua c'è uno che dorme, che si è arreso alla vita. Oh, ok, sì, si passava. Che succede? Via. No, non so, potevo essere aggredito qua, non mi ricordo. No, io mi... Cosa succede? Ciao! Con la camicia di forza. Liscio? Anch'io lo preferisco liscio, il... L'aperitivo. Al culo, che cazzo vuoi? Sì. Ma non sono malato, io sono un giornalista. Sì, però mi piace guardare, è vero? Necromantico, vaffanculo a questo posto di merda. No, sul serio, vaffanculo. Più vado avanti, più la morte sembra la cosa meno peggiore che potrebbe capitarmi qui. Ok. Miles è un tipo molto simpatico, con un pizzico di cinismo. Sì, queste sono le che leggiamo, sono le sue note personali che lui scrive. Non ci sono più i due. Qua c'erano i due. Se non erro, i due gemelli. Tizi nudi. Beh sì, va bene. No, forse erano, no, erano da questa parte, pardon. Ho scambiato i due. Siamo stati purificati. Il blocco A. Ciao amico, stai bene? Sei un po' deperito. Ah, qua c'è un documento. Resterà qui per tutta la vita a ripetere giù per lo scarico. Allora, padre Martin, pittore con le dita. Allora, paziente padre Archibald. Helen, il dottor Zeichner mi ha dato il tuo contatto per discutere la cancellazione del programma artistico. Il mio paziente, Martin Archibald, ha ottenuto enormi progressi grazie a una terapia basata sulla pittura con le dita. Nella settimana successiva alla cancellazione del programma sono notevolmente aumentate le sue argomentazioni schizofreniche su una cosiddetta vocazione. Ti prego di permettergli di continuare questa attività. I pochi soldi che risparmi in colori a tempera sono nulla in confronto al
costo della clozapina, non riesco a capire quale sia la logica dietro questa decisione, a meno che la Murkoff non voglia che i nostri pazienti si alienino sempre di più dalla realtà. Aspetto tue notizie, dottor Neil Wolfram. Ce ne andiamo giù, Sì, sì. Tranquillo, vado giù per lo scarico. Ok. C'è qualcuno arrabbiato qua. No. Ciao amico, hai imbrattato tutto il vetro. Guarda che... Non ti arrabbi, vero? Sì, no, non parlo, io non parlo. È nella tua testa, credimi. Una batteria. Prendiamola. Non facciamo arrabbiare il matto. Assecondiamolo. A questa parte. Ciao, sì. Quel povero poliziotto ha fatto una brutta fine. E io vado da questa parte. Quello non mi segue, no. Rimane lì, rimane lì. Ehi, ciao amico. Aiuto, via. Infermiere, non sono un infermiere. Tu non mi... Ok, mi nascondo qua. Non so... L'intelligenza dei mutati, eh. Ciao. Qua ho sbagliato io. Volevo fregarlo, ma lui ha fregato me. Chiudi. Poi premi. E poi mi nascondo magari dentro uno degli armadietti. Tanto lui non mi può, non lo saprà. Ci sono due armadietti, lui ne apre uno, l'intelligentone. Magari mi frega e apre l'altro. Sì, mi ha fregato. Fantastico. Bellissimo. Non sono così stupidi. Vi ho sottovalutato. Da questa parte via. Io me ne vado, me la squaglio tanto. Non devo stare insieme ai matti. Non è di mia... Una mia intenzione. Non è di mio interesse. Ah, di nuovo i gemellini. Ciao ragazzi. Paragons of patience, Job-like in the suppression of our desires. But now, now we know. Sì, ma siete dall'altra parte, non. Queste sbarre mi proteggono. Fremono dalla voglia di sbudellarmi, Andiamo. Adesso me li ritrovo qua. In fondo stiamo passando dall'altra parte. No, non ci sono più. Adotti da acrobata il nostro Miles, è veramente bravo. Qua c'è un altro documento. Pigliamolo subito e leggiamolo subito. Allora, Murkoff Corporation, memorandum sulla manutenzione della valvola di scolo. La manutenzione della valvola di scolo è fondamentale per la sicurezza del progetto Wall Rider. Fare riferimento al manuale di manutenzione della Murkoff Corporation o chiedere consiglio a un supervisore con il livello di autorizzazione necessario. Ok, quindi uno importante, un supervisore d'alto livello, perché deve avere l'autorizzazione necessaria. Dobbiamo cercare un altro tesserino, dai, ho capito. La freccia mi invita ad andare da questa parte. Le docce! Attento poi alla saponetta, Mais, perché qua... A parte gli scherzi, mi sa che devi fare attenzione a qualcos'altro, non a chinarti per prendere la saponetta. Devo andare da questa parte. È un po' buio, Mettiamo la batteria. Che succede? Ah, di nuovo lui, il... Chris Walker ha decapitato una guardia. Nota sicurezza totale.
non riesco a far fuori Chris Walker, il pezzo di merda grande e grosso che ama andare in giro a staccare la testa dalla gente. L'ho sentito mormorare di protocolli di sicurezza, contenimento, e se non fosse lui il problema? Se stesse cercando di risolverlo? Siamo sicuri che Chris Walker sia un vero e proprio nemico in Outlast? Oppure sta facendo qualcosa di utile? Chissà. Oh, abbiamo trovato il tesserino. Questo era un supervisore, sì, di livello superiore. Adesso possiamo accedere alle docce, bene. Corriamo. Questa parte sinceramente me la ricordo abbastanza bene. Non mi ricordavo giù nel seminterrato, ma qui me lo ricordo abbastanza. Gente che scappa un po' ovunque. Un lungo corridoio scuro. C'è qualcuno? No, i gemelli vogliono tendermi un'imboscata. Ciao. Ciao, arriva anche... Io vado, me la filo. Mi chiamavano Houdini. No. Loro mi sono sempre piaciuti per il loro senso dell'umorismo. Se ne vanno di là. Batterie niente, no, eh. Chiudiamo la porta. Magari se no poi quelli tornano. Allora, da questa parte, sì, di là non c'è nulla, qua non si può aprire niente. Un vetro che non ci permette di vedere cosa c'è al suo interno. Qua una... Facevano le torture qua. E c'è un documento. In allegato una copia del certificato di morte di Rudolf Wernick, collaboratore numero 1 della clinica psichiatrica Murkoff. Non aveva parenti in vita. Stato del Colorado. Controllare la filigrana in controluce. Dossier numero 8732. Luogo Colorado. Città riserva di Mount Massive. Nome e cognome Rudolf Gustav Wernick. Residente nella città in cui è avvenuto il decesso da 0 a 7 mesi. Residente negli Stati Uniti, se straniero, da 55 anni. Sesso maschile, carnagione o razza bianco. Stato civile celibe, data di nascita 20 ottobre 1918. Luogo di nascita Germania, data di morte 28 febbraio 2009. Il sottoscritto certifica di aver curato il deceduto dal 4 giugno 2003 al 28 febbraio 2009. La causa principale del decesso è la seguente: arresto cardiaco imputabile all'età avanzata. Questa copia certificata riproduce fedelmente l'originale. Aveva una certa età e quindi il cuore non ha retto. Sì, capita. È abbastanza frequente. Ok, quindi Wernick è morto, sì, già da un po' di anni. Anche quel tizio lì aveva una videocamera e non è andata tanto bene a lui. Speriamo che a noi vada diversamente. Qua è chiuso, non c'è nulla. Nelle docce io non ci torno, con quei due meglio evitare. Chiudi. Ah. Di qua si può passare. Però non ci vado. Via, 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 via. Scappiamo. Diamoci la gambe perché c'è Chris Walker, il bestione che ci insegue. Vado da questa parte. Resta. E finisce il gioco. Finisce così Outlast. Miles cade giù e muore. No, non è vero.
Non è vero, tranquilli. È caduto su una pila di... Ma non neanche cadaveri, pezzi di cadaveri. Maciullati, fatti a pezzi. Però hanno attutito la caduta. Grazie, grazie di cuore. Nuovo obiettivo, trovo un altro modo per accedere alle docce. Ok. Va bene, io quasi quasi mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto di Outlast, questa seconda parte, e nella prossima proveremo ad andare avanti, però saremo braccati da Chris Walker. Al prossimo video, ciao!